A partire dal 26 dicembre, un solo biglietto per tutta la rete urbana e suburbana del trasporto pubblico a 1,50 euro, valido per tutto il giorno a Torino e in una serie di comuni che fanno parte del tavolo sulla qualità dell'aria, fra i quali Beinasco, Borgaro, Chieri, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto, Pino Torinese, Rivoli, San Mauro, Settimo e Venaria Reale. E questo è il principale provvedimento concordato dai componenti del tavolo, convocato a Palazzo Cisterna dal sindaco metropolitano Piero Fassino. Del tavolo fanno parte i sindaci e gli assessori all'ambiente dei comuni del territorio della città metropolitana che hanno più di 20.000 abitanti e tutti i comuni confinanti con Torino. Con un solo biglietto della rete urbana dei comuni aderenti al tavolo si potrà inoltre viaggiare tutto il giorno a Chieri, Carmagnola, Ivrea e Pinerolo. A chi usufruisce del servizio ferroviario del GTT e delle linee extraurbane sarà consentito viaggiare all'andata e al ritorno, purché in giornata, con il solo biglietto di andata. L'aria non ha confini, non ha frontiere e se si vuole affrontare seriamente il tema della qualità ambientale di un territorio bisogna farlo su, diciamo, in modo integrato, soprattutto nelle aree metropolitane dove i comuni sono tutti parte di un'unica grande conurbazione ed è quindi evidente che se si assumono misure bisogna adottarle alla dimensione di quella conurbazione. Naturalmente si tratta di valutare quale sarà l'esito di queste misure e anche valutare come evolve lo scenario climatico atmosferico e sulla base di questo ci riuniremo nuovamente il 29 per valutare come dare corso ad altri provvedimenti che possano essere utili nella riduzione delle emissioni. Lei come Presidente dell'ANCI ha aperto un confronto con il Ministero dell'Ambiente anche a livello di città metropolitane. Che cosa chiedono le città metropolitane al Governo? Beh, che il Ministero dell'Ambiente e quindi il Governo si faccia carico di intervenire con risorse finanziarie adeguate sulle città metropolitane perché lì c'è la concentrazione particolare delle emissioni. Abbiamo chiesto di sostenere questi provvedimenti che abbiamo adottato di incentivazione all'uso del mezzo pubblico attraverso sconto sul costo, sulle tariffe, così come abbiamo chiesto al Ministero dell'Ambiente di assumere misure di finanziamento per il rinnovo del parco dei bus e del parco dei mezzi pubblici con l'acquisto di mezzi a basso impatto ambientale.